Questo 28° medaglione della serie Accademici per il Progresso è dedicato a Mario Carrara, una delle quattro colonne del sistema bibliotecario museale scaligero del dopoguerra, assieme a Gicisco Magagnato, Sandro Ruffo e Giulio Sancassani. Era nato Mario Carrara il 23 luglio del 1913 a Verona, bibliotecario, direttore della Biblioteca Civica di Verona, segretario dell'Accademia di Agricoltura e Scienze e Lettere di Verona per quasi un ventennio, commendatore della Repubblica quando il titolo era un vero titolo onorifico, fu decorato con la medaglia d'oro del Presidente della Repubblica per i benemeriti della cultura e parimenti ebbe la medaglia d'oro per i benemeriti della città da parte del sindaco Renato Gozzi. Come bibliotecario resta legato alla ricostruzione della biblioteca civica. In particolare si deve a lui l'introduzione del concetto dello scaffale aperto, per cui il pubblico era da avvicinare al libro il più possibile, mentre in passato era sempre mediato attraverso il personale della biblioteca. Fu lui a introdurre il catalogo a soggetti, come lo intendiamo noi modernamente parlando. Fu lui che introdusse le regole italiane di catalogazione per autori nelle biblioteche italiane e fu ancora lui che pensò e realizzò per la prima parte il progetto di decentramento della lettura nel Comune di Verona, quello che poi sarebbe diventata la struttura chiamata Sistema Bibliotecario Urbano di Verona. Studioso di letteratura e di storia locale, ha lasciato in particolare due opere che restano delle vere e proprie punti di riferimento per gli studiosi e per chiunque volesse conoscere qualche cosa della nostra terra. Uno è la monografia dedicata agli scaligeri, pubblicata dai milanesi Dall'Oglio nel 1966, e l'altro è un panorama letterario di storia della letteratura dedicata agli scrittori latini del Medioevo veronese, una presentazione di una ventina di testi circa che partono dagli inni e delle biografie del vescovo Zenone fino ad arrivare al celebre Carme del notaio Everardo, passando attraverso tutta una serie di celeberrimi testi della cultura scaligera. Come segretario dell'Accademia di Agricoltura, Scienze e Lettere di Verona, è stato il motore della rinascita di questa istituzione assieme al presidente professor Carlo Vanzetti. Loro due, unitamente ad altri colleghi, portarono ai maggiori fasti dei tempi moderni questo antico istituto, celebrando fra l'altro con forma solenne il 200° anniversario della fondazione dell'istituto. Come uomo va detto innanzitutto che si presentava come un personaggio aristocratico, gentiluomo di vecchio stampo, sereno nell'animo profondamente e sempre innamorato della sua azzurra, di sua moglie. Tant'è che l'ultima parte, le ultime righe del suo testamento sono uno dei più bei inni d'amore che si possono raccogliere dalle nostre parti. Quasi quasi è degno di restare vicino al Cantico dei Cantici. Detta l'ultima parte di questo suo testamento, nel quale nomina la sua azzurra erede unica dei suoi beni. Ella fu l'unico amore della mia vita,
il sogno della fanciullezza, la gioia della maturità, il conforto dei miei genitori, la colonna della famiglia. Lasciando a lei i miei beni, non le lascio che la più misera parte di me, ma ella sa che ha avuto e dà tutto il mio affetto e tutti i miei pensieri. Che Dio la protegga sempre e quando vorrà ci riunisca nella sua luce misericordioso. Mario Carrara.